Ciao a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi faremo la recensione di questo rilevatore di monossido di carbonio, lo Smart Wares RM370. Anche questo prodotto, come tanti altri, è stato in offerta sul nostro canale Telegram. Se volete iscrivervi, trovate nella descrizione di questo video il link. E vi ricordo che acquistando dai nostri link supporterete gratuitamente il canale. Ma andiamo per ordine. Che cos'è il monossido di carbonio? La sua formula chimica è CO. Il monossido di carbonio è un gas tossico, incolore, inodore, insapore e non irritante, che, senza una ventilazione adeguata, può raggiungere concentrazioni elevate. Per le sue caratteristiche può essere inalato in maniera subdola ed impercettibile fino a raggiungere nell'organismo concentrazioni letali. Questo è il prodotto della combustione di qualsiasi materiale e la sua formazione avviene quando la combustione si sviluppa in ambienti con areazione insufficiente oppure quando si ha un cattivo tiraggio, ad esempio dei camini, delle stufe o delle caldaie. Il monossido di carbonio può anche provenire dall'esterno, quando il locale, ad esempio, si trova in prossimità di strade con intenso traffico veicolare. Questo avviene specialmente nelle grandi città. Nelle abitazioni, in condizioni normali, i livelli sono compresi tra 1,5 e 4,5 mg a metro cubo. In presenza di processi di combustione, quali sistemi di riscaldamento e di cottura, o fumo di tabacco, o inadeguata ventilazione, la concentrazione interna può superare queste soglie e raggiungere livelli fino a 60 mg a metro cubo. Ma quali sono gli effetti sulla salute? Il monossido di carbonio, CO, inalato, si lega all'emoglobina, che è una proteina presente al livello dei globuli rossi deputata al trasporto dell'ossigeno, formando la carboessemoglobina. Tale legame è molto più forte, circa 200-300 volte, di quello formato tra emoglobina ed ossigeno. In questo modo il monossido di carbonio impedisce il normale trasporto dell'ossigeno ai tessuti periferici, determinando effetti tossicologici di diverse entità. Per concentrazioni ambientali di monossido di carbonio inferiori a 5 mg per metro cubo, corrispondenti a concentrazioni di carboessemoglobina inferiori al 3%, non si hanno effetti apprezzabili sulla salute negli individui sani. Mentre in pazienti con affezioni cardiache, anche basse concentrazioni possono provocare una crisi anginosa. A concentrazioni maggiori si verificano cefalea, confusione, disorientamento, capogiri, visione alterata e nausea. Concentrazioni particolarmente elevate possono causare coma e morte per asfissia. La severità delle manifestazioni cliniche da intossicazione di monossido di carbonio dipende da tre fattori principali. La prima è la concentrazione nell'aria inspirata, la seconda dalla durata dell'esposizione e la terza dalle condizioni di salute della persona coinvolta. Particolarmente suscettibili sono gli anziani, le persone con affezione dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, le donne in stato di gravidanza, i neonati e i bambini in genere. Circa l'80% dei casi di avvelenamento di CO rilevati da pronto soccorso si verificano tra le mura domestiche. In Italia le statistiche ufficiali più recenti riportano circa 500-600 morti l'anno. Ma come prevenire gli effetti del monossido di carbonio? La corretta informazione della popolazione sulla pericolosità del monossido di carbonio rappresenta il punto centrale della prevenzione degli effetti dannosi causati proprio da questo particolare agente tossico, soprattutto nei periodi a maggiore rischio, come durante questi mesi invernali. Alcuni accorgimenti per limitare i danni riguardano ad esempio gli impianti di riscaldamento, che devono essere sottoposti ad una regolare manutenzione da parte di persone specializzate. Inoltre, non utilizzare mai sistemi di cottura progettati per l'utilizzo all'aria aperta all'interno di spazi chiusi. Infine, l'uso di apparecchiature rilevatrici della presenza di CO, come questo, non deve essere considerato un'alternativa all'appropriata manutenzione degli impianti, ma semplicemente una protezione aggiuntiva. La norma che regola l'installazione dei rilevatori di monossido di carbonio è la norma CEI 216/7. Questo rilevatore di monossido di carbonio, il modello RM370, possiede un allarme forte e chiaro da 85 decibel che si attiva quando viene superata la concentrazione di monossido di carbonio consentita. È possibile controllare il display per ottenere informazioni aggiornate sia sull'attuale concentrazione di ppm ma anche sulla temperatura. Questo dispositivo può essere impiegato in stanze con una superficie compresa tra i 20 e i 40 metri quadrati. Il sensore ha una durata di 7 anni e in dotazione viene data una batteria che ne garantisce un anno. Quando la batteria è in esaurimento sentirete un breve segnale acustico che vi avviserà che è necessario sostituirla. L'installazione di questo rilevatore è molto semplice. Nella parte posteriore vi è questo supporto da fissare al muro.
ad 1,5 metri dal pavimento e a una distanza minima di 1,85 metri dai dispositivi di combustione. Il funzionamento del rilevatore di monossido di carbonio può essere influenzato da polvere e sporcizia, e quindi molto importante è pulirlo mensilmente utilizzando un panno leggermente umido e ogni 2 anni con un aspirapolvere. Mi raccomando di non utilizzare detergenti o altri agenti chimici per la pulizia, in quanto lo potreste danneggiare. È anche importante controllare il rilevatore su base regolare con il pulsante test. Il rilevatore andrebbe testato ogni mese per garantire che funzioni correttamente. Come potete vedere, le dimensioni sono abbastanza contenute, 12 cm x 9 per solamente 3,5 cm di profondità. Possiamo notare che sul lato c'è un'etichetta adesiva dove viene consigliato di apporre la data della prima installazione. Ok, adesso eseguiremo un test simulando un po' di fumo con la combustione di un pezzo di carta. Ecco. Se questo video ti è stato utile, lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul nostro canale YouTube. Grazie e al prossimo video. Ciao!